La clamorosa gap della conduttrice di Vieni da me, nell'appuntamento di Vieni da me andata in onda mercoledì 20 marzo 2019, Caterina Balio ha avuto diversi ospiti, tra cui Massimo Bernardini. Ricordiamo che quest'ultimo è il conduttore di TV Talk, trasmesso tutti i sabato pomeriggio su Rai 3. L'uomo ha deciso di sottoporsi all'intervista con la cassettiera dove sono venute a galla molte sue cose private, ma anche della sua lunga carriera artistica. Ma ad un tratto la padrona di casa ha fatto una grossa gaffe, che in un certo verso si può considerare una frase abbastanza pesante. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo. Vieni da me, Caterina Balio intervista il collega Massimo Bernardini. Intervistato a Vieni da me, il conduttore di TV Talk Massimo Bernardini ha rivelato che nella sua vita non si è occupato solo di televisione. In passato, infatti, ha fatto parte anche del mondo della musica. L'artista ha avuto una band con cui ha girato tutta la penisola portando dei concerti di musica leggera. A quel punto la Balio ha chiesto alla regia di mandare in onda uno spezzone, ma qualche istante dopo ha interrotto la musica affermando questo in modo ironico: vabbè, non è niente di imperdibile. Massimo Bernardini non l'ha presa bene dichiarando: ma che napoletana sei! Questo pezzo che stai ascoltando è un'antica canzone folcloristica napoletana. Vieni da me, la clamorosa confessione di Caterina Balio, la TV mi ha rovinato. A quel punto la conduttrice di Vieni da me Caterina Balio è scoppiata a ridere esclamando questo: la TV mi ha rovinato, io guardavo non è la Rai. In poche parole la conduttrice partenopea ha fatto un mea culpa per non aver riconosciuto il brano napoletano fatto ascoltare nella sua trasmissione televisiva. In molti potevano fraintendere le parole della Balio come un'offesa nei confronti di Bernardini. Naturalmente non era questa l'intenzione dell'ex presentatrice di Detto Fatto, che ha voluto solo sorridere insieme al collega e rimediare.